Mirko Bragagnolo, presidente del Comitato Piccola Impresa di Confindustria Vicenza e delegato alla finanza, ad essere ospite di questa puntata di Confindustria 7. Le diamo il benvenuto, presidente. Grazie. Con lei vogliamo parlare del Vicenza Financial Network, un gruppo di lavoro molto importante. E allora la prima domanda è se ci può spiegare, no, come è strutturato e allora, che cos'è. Vicenza Financial Network è un gruppo di lavoro costituito dall'area finanza di Confindustria Vicenza. L'obiettivo di Vicenza Financial Network è quello di costruire un punto di raffronto, di dialogo sulle varie attività da intraprendere all'interno delle tematiche finanziarie a supporto del nostro sistema produttivo vicentino. E quindi chi è che ne può far parte nello specifico? Allora, è aperto ovviamente ai manager e agli imprenditori delle imprese associate, che ovviamente sono queste le persone che trattano delle tematiche finanziarie all'interno delle imprese. Bene, allora dire che è anche presente su LinkedIn questo gruppo può essere sicuramente interessante, visto la tipologia a cui poi si rivolge, no? Sì, è presente su LinkedIn, che riteniamo sia effettivamente un social professionale ideale per condividere i vari messaggi, instaurare un nuovo dialogo e dare effettivamente dell'accesso a una fruizione immediata. Ecco, la cosa interessante è che questo Vicenza Financial Network è anche caratterizzato da un logo. Perché questa scelta? Abbiamo voluto identificare questo network con un logo per sottolineare l'importanza della nuova attività che porteremo avanti come area finanza. Quindi è proprio per dare un valore nel corso del tempo. Sì, vediamo che nel tempo andrà a confluire in questo nuovo contenitore tutte le attività dell'area finanza. Quindi il network farà da filo conduttore per tutte le prossime attività che andremo a svolgere. E allora parliamo di queste attività, di questi progetti, e già c'è qualcosa in cantiere, sì, giusto? Sì, assolutamente. La prima attività è l'indagine rapporto banca-impresa. In questi giorni i nostri associati hanno ricevuto un questionario compilabile online, anonimo, che sarà molto importante per scattare una fotografia attuale del sistema bancario, della situazione finanziaria delle nostre imprese associate. Quindi è estremamente importante, no, che le imprese partecipino alla compilazione di questo questionario. Sì, è molto importante perché ci permetterà effettivamente di verificare il nuovo rapporto che c'è tra gli istituti bancari e il sistema produttivo, capire effettivamente le varie quote di mercato dei singoli istituti e anche effettivamente avere un riscontro della soddisfazione degli associati verso il mondo bancario. Però già ci può dire qualcosa, no? Quali sono gli scenari che si prospettano per le imprese quando parliamo poi di mondo del credito attaccato appunto agli associati? Vediamo che è un momento di continuo cambiamento, ci sono in arrivo anche delle fusioni, e si vedrà anche il prossimo anno delle fusioni all'interno del credito cooperativo. E il messaggio che noi diamo agli associati è quello di fare un'autoverifica della propria reale situazione finanziaria, vedere se ci sono delle altre possibilità di accesso al credito. Questo sarà molto importante per ovviamente vincere delle situazioni che possono essere difficili. Per maggiori informazioni, anche per capire come accedere alla rete LinkedIn, c'è un indirizzo email, ve lo diamo subito, è finanza@confindustria.vicenza.it. E con lei è tutto, presidente, grazie per essere stato con noi. Grazie, a presto. Una giornata di seminario per offrire il quadro delle novità civilistiche e contabili per la redazione del bilancio e delle principali disposizioni introdotte con la manovra fiscale per il 2017. È quella che si è svolta a Palazzo Bonillongare con oltre 150 imprese interessate ad approfondire un tema di grande attualità. Sono intervenuti Francesca Mariotti, direttore area politiche fiscali di Confindustria, il professor Franco Vernassa della Scuola di Management ed Economia dell'Università di Torino, Marco Meloncelli e Paola Ceola di Confindustria Vicenza. Il 2017 si è aperto con numerose novità in ambito fiscale che hanno cambiato le regole di redazione del bilancio. Molte novità rispondono alle richieste che aveva fatto Confindustria per incentivare produttività e investimenti. Altre invece sono dettate da esigenze di copertura finanziaria o da intenti antielusivi e introducono oneri e adempimenti per le imprese. Sentiamo. Abbiamo dedicato un'intera giornata e questo è già un indice di quante novità ci sono in quest'ambito. La mattina in verità l'abbiamo dedicata al bilancio perché ci sono anche molte novità sotto il profilo dei principi contabili e ne abbiamo dato contezza con il professor Vernassa dell'Università di Torino, che ci ha coadiuvato in questa disamina. Oggi pomeriggio ci dedichiamo invece più specificatamente alle novità fiscali.
Abbiamo illustrato in particolare il superammortamento, ma anche l'iperammortamento. Si tratta di agevolazioni importanti che il sistema confindustriale è riuscito ad ottenere dal governo per rilanciare gli investimenti nel nostro paese. Questo anche grazie a una collaborazione molto intensa con UCIMU, perché da una verifica che è stata fatta sull'età media delle macchine industriali utilizzate, abbiamo riscontrato che effettivamente l'età media delle nostre macchine è di circa 13 anni e mezzo, che è grosso modo il doppio di quelle francesi e ancor più di quelle che vengono utilizzate dai competitor tedeschi, dove l'età media si situa tra i 5 e i 6 anni. Queste novità in sostanza sono positive per le aziende? Sì, certo, queste che abbiamo illustrato sono sicuramente positive, non necessariamente tutte lo sono, ma in realtà effettivamente bisogna dire che la manovra di bilancio del 2017 arreca forse una maggioranza di note positive per le imprese, tra parentesi anche diminuita l'aliquota IRES dal 27,5 al 24. Poi ci sono delle novità in materia IVA, che invece introducono nuovi adempimenti che francamente crediamo in realtà non agevolino particolarmente la facoltà di controllo dell'Agenzia delle Entrate, ma sicuramente creano invece dei nuovi ceppi all'attività delle imprese, e cercheremo come sempre nel tempo di riuscire a superarle con l'attività di lobby che normalmente facciamo per ottenere le semplificazioni fiscali. Ecco, è stato notato dai relatori che un merito di i risultati ottenuti con queste novità positive è stato anche di Confindustria. Sì, certamente. Come dicevamo prima, sono richieste che il sistema Confindustria, ma anche Confindustria Vicenza, che ne fa ovviamente parte, richiedeva da tempo e sono state ottenute. Bisogna dare atto, è stato fatto uno sforzo importante in termini di risorse da parte anche del governo. Sono misure temporanee, quindi quello che noi auspichiamo e chiediamo e che ora vengano tempestivamente date quelle norme di dettaglio e soprattutto quelle precisazioni per consentire alle imprese di fare questi investimenti in tutta sicurezza, onde evitare che poi a distanza di tempo magari su alcuni cavilli ci siano delle riprese fiscali. Confindustria 7 termina qui, vi ringraziamo per l'attenzione e a tutti, arrivederci. Il nostro